Dolomiti, Auronzo, Misurina, Cortina e Sappada. A poco più di un'ora da Venezia si possono raggiungere dei bellissimi posti sulle Dolomiti ed è quello che abbiamo fatto io con la mia famiglia, mia mamma e mia sorella. Abbiamo fatto base ad Auronzo, famosa per il suo lago, posticino tranquillo in cui si mangia molto bene. Potete fare stupende passeggiate, ovviamente in primis quella che circonda il lago. Misurina. A mezz'ora da Auronzo si può facilmente arrivare a Misurina. Anche qui ci attende uno stupendo lago. Attenzione se volete fare il lungolago, sappiate che ci vuole quasi 40 minuti a farlo e potrete trovare dei simpatici personaggi che pescano tranquilli nella riva. Cortina. Una mattina siamo andati anche a Cortina e arrivati a pranzo era semplicemente deserta. È inutile dire che vi consiglio di visitarla. Sappada. Per ultima abbiamo visitato Sappada, a poco più di mezz'ora da Auronzo. È il comune che mi è piaciuto di più. Sappada è divisa in Sappada Vecchia e Cima Sappada. Ed è caratterizzata da edifici rustici completamente in legno, detti blockhouse. Da visitare ci sono le cascatelle di Mulbach, i laghi d'Olbe, l'orido della Quatona, che è una fora di circa 50 metri scavata dal Piave, le sorgenti del Piave e il parco della fauna alpina, che ospita varie specie di animali caratteristici del territorio alpino. In giro per Sappada ci sono delle decorazioni e lavori artigianali in legno, che penso siano caratteristici del loro carnevale. L'ultimo giorno di ritorno da Longarone abbiamo deciso di fare un salto al lago di Balcis. Ci siamo fermati a ridosso della diga del lago artificiale. È inutile dire che vi consiglio vivamente di visitarlo.